se 150.000 euro sono a disposizione per il progetto L'Aquila Include, che ha come capofila il Comune dell'Aquila, in partenariato con l'Agenzia per il Lavoro Randstad, la Società di Progettazione Politecnica ed il Centro Servizi del Volontariato dell'Aquila. Il progetto, che è finanziato con un bando regionale del Fondo Sociale Europeo per un valore complessivo di 650.000 euro, ha l'obiettivo di ridurre il numero di persone assistite in situazione di grave fragilità sociale. Il progetto durerà 18 mesi e sono previste due linee di intervento. La prima, realizzata in collaborazione con il Centro Servizi del Volontariato, prevede l'attivazione, all'interno dello stesso CSV, di uno sportello per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. La seconda linea, per la quale scenderanno in campo gli altri due partner, darà la possibilità a 107 persone disoccupate o con bassissimo reddito, individuate tramite bando, di effettuare dei tirocini formativi della durata di 6 mesi per avvicinarsi al mondo del lavoro. Un modo concreto per uscire dalla marginalizzazione occupazionale e favorire l'acquisizione del giusto know-how, come sottolineato da Francesco Cristiano Bignotti, assessore comunale con delega alle politiche sociali. Rivolto chiaramente alle fasce più fragili della popolazione, parliamo degli ISEE chiaramente più bassi, di inoccupati o comunque disoccupati, e quindi è un'integrazione rivolta al lavoro e alla uscita dalla marginalità. Nasce dal frutto di una collaborazione che abbiamo instaurato come ufficio delle politiche europee con tutti gli assessorati competenti, quindi nei giorni scorsi era stato approvato il progetto Comunicare per proteggere della protezione civile, oggi è stato approvato questo progetto che riguarda appunto il sociale e prevede un finanziamento di 630.000 euro.